Dove siamo? In Sudafrica. Siamo in Sudafrica, come potete vedere qua, dalla zona molto molto rigogliosa di erbacce e di cose. L'italiano all'estero litiga con i local, alza la voce, si fa riconoscere per ogni cosa. Sì, ma dall'accento io lo sento che non è di zona, che non è né di Bolzano né di Bellinzona. Quando è nella folla è un talento fuori dalla norma. Io non ho la stoffa, no, sono fuori luogo e paranoia. Hai sensi di colpa perché non ho mai visto Gomorra. E ogni volta è sempre la stessa storia. Vorrei fare colpo, sì, ma lei mi ignora. Arriva un tipo lampadato con le yoga, che fa una battuta e ridono tutti come a scuola, perché sanno... Oh, guarda qua, un nuovo di dinosauro! Ma... Oh mio Dio! Ma questo si è appena schiuso. Oddio! Secondo... Non si sposta. Vediamo se lo trovo. L'ho trovato! Oh! Amico a Gallipoli, con la faccia da Made in Italy, e a scanso di equivoci, quando parla scone i sottotitoli, arriva sempre in ritardo almeno di 2 ore, e dà la colpa al fuso orario. Marco, mi fai vedere quello che hai in mano? Alla San Sigrita. Tagliare. Dobbiamo salire? Non puoi salire. Ciccio, sei pericoloso con quella cosa in mano. Lo so, attaccare. Dagliela a Marco. Ah, bravo. Lo compra. Questa 3 euro, questa 5 euro, questa 4 euro. Compra. Mettimi a fuoco, mettimi a fuoco. Eccomi qua. Stiamo facendo una vera e propria avventura. Nell'anno stiamo andando nel filo spinato. Stiamo facendo un'avventura fantastica qui nel mio spot preferito. In effetti poi vi faccio vedere un pochettino. Vediamo. Ottimo. Vi faccio vedere un pochettino di. Siamo praticamente nel pieno della montagna, in un posto dove non potremmo essere, ma sapete che c'è un po' di vento, cerco di compensare con la manina, e in questo posto veramente mi sto divertendo troppo. Tracce di come si chiama, di copertoni, di gipponi, perché qua ci vengono con le jeep, però io sono in controluce, ok, e mi sto divertendo tantissimo. Sto divertendo tantissimo e non vedo l'ora veramente di avere una reflex per poter valorizzare questa luce di quest'ora che sono. Che ore sono di preciso? Le 17.23. E a quest'ora tipo qua c'è un'illuminazione fantastica. Non riuscirò mai a farla. A valorizzarla abbastanza. Questa parte dell'universo. Però c'è uno shoot fotografico fantastico. Cioè, guarda qua. Purtroppo la foschia non fa vedere nulla. Non posso ancora mettere a fuoco perché sono con la fotocamera frontale del telefono, però c'è tanta roba, tanta. Ci aggiorniamo. Sembra tua lì, fammi una foto che fra poi una foto tua lì. Sembra di sarà tua lì, sembra di sarà lo zoo. Sembra di sarà tua lì, sembra di sarà tua lì. Sembra di sarà lo zoo, sembra di sarà tua lì. Scendo giù dal bar, sembra tutta in calma, su due capa, su una scava, volevo francese, scusa su cachè, fra che casa devo.
ricca di no. Calcio champagne, Romario Ronaldo, tutta nuda sul sofà. Quando passo con i bracci fanno le foto perché siamo belli belli da morì. Se mai di sarà tua lì, se mai di sarà non so, se mai di sarà tua lì, se mai di sarà tua lì, se mai di sarà non so, e se mai di sarà tua lì. Le cose bellissime che trovo. Che diamine! Sta solo dormendo. Quanti ricordi lascerò per la mia strada? E questo è sicuramente uno di quelli. Certi giorni vorrei portare indietro il tempo, ma l'idea di un ricordo a volte è meglio del ricordo stesso. Sto meglio adesso già, è una bugia che ho detto per sentirmi peggio, non coincide con la verità. Eravamo solo un sogno, ma lo sai che tutti sanno che i sogni spesso rispecchiano la realtà. Tu non ci pensi mai, hai capito chi sono anche se non ti ho mai detto niente. Non so dove andrai, ma in ogni parte del mondo lo sai che per te io ci sarò fino alla fine, come un ricordo che non se ne va. Pensavo che fosse impossibile lasciarti un posto per l'eternità. Vorrei darti i miei occhi per farti vedere come ti vedo io. Fino a quando tu non ti dimenticherai di noi. Pensare meno, ma se tolgo i miei pensieri cosa mi rimane? Lo sai che sono sempre stato il migliore a sbagliare.